Presentiamo oggi questo Midland Alan 8001S dell'amico Fabietto, radio già precedentemente elaborata, che non modulava, quando modulava modulava una chiavica e quindi l'abbiamo rimessa originale, risolti tutti i problemi ed in seguito abbiamo eseguito una elaborazione Colt, veloce e indolore. Allora, innanzitutto abbiamo ripristinato i canali alfa, abbiamo ripristinato le varie bande in quanto c'era un problema sul selettore delle bande, andava in blocco. Vediamo la banda D, dovrebbe essere la cittadina, sì. Abbiamo montato un LED ghiaccio nello smither, parascolto regolabile dal posteriore, modifica il modulatore. Rifatti tutti i cablaggi, quindi mix gain e regolazione eco. Abbiamo usato i suoi bottoni originali per quanto riguarda l'attivazione dell'eco e l'attivazione del Roger Beep. Ed il resto allineata, coperta e tutto quanto. Andiamo a vedere un attimino in banda. In banda l'abbiamo settata ora, 10-12 watt in modo da poter pilotare un eventuale lineare. Andiamo in M, andiamo su 45, 27, 465. Andiamo a fare un giro prima senza modifiche e poi andremo a mettere l'eco il beep. Anzitutto vediamo il parascolto, anzi ascoltiamo il parascolto. Settato 2 watt di muta, ora, siamo intorno ai 7 watt modulati, fischiando arriviamo a 10, ma... Quando andiamo in giro moduliamo e non fischiamo, quindi veniamo per buoni 7 watt. Andiamo a vedere in PEP. Scala 20 la esauriamo, scala 200. Intorno ai 25 watt. Allora, da qui inseriamo il Roger Beep. Abbiamo creato un eco e un beep un po' diverso, giusto per non avere tutte le radio standard omologate. Comunque Fabietto, se lo vorrà regolare, c'è un trimmer all'interno e con quello regoli la nota del beep. Io te l'ho fatta un po' diversa dalla beep Colt normale, la nota Colt, ma giusto per avere qualcosa di personalizzato. Andiamo a smettere l'eco, da qui regolerai l'eco. Io ora ce l'ho a ore 9 circa per la registrazione, poi te lo andrai a regolare tu a tuo piacimento. Cambio. Forse un po' alto, passiamo un po'. Positivo, cambio. Avanti, canale 45, sentitemi, cambio. Siamo 25 watt di PP tranquillamente, modulando, ora. Siamo sempre oltre 20 watt, K. Avanti Fabio, se tu senti il tuo 8001 rinato, K! Positivo, è tutto Roger, dai! Abbiamo fatto un eco abbastanza lento, giusto per essere differente dal 34, particolarità dell'eco che tende a ripetere sia le vocali chiuse, tipo cambio, sia le vocali aperte, tipo K! Ma ripeto, giusto per avere qualcosina di diverso, insomma, che non siano tutte da radio omologate. Va bene, dai, ultima corsa, ultimo giro, attento Fabietto, se tu copi il tuo 8001, cambio! Io con questa vi saluto, Francesco, la Radio Killer, Terra di Lecce, vi saluta, KKK!